Il primo ad accreditare i fratelli Graviano di Brancaccio ai corleonesi di Rina è il boss Filippo Guttadauro, cognato di Matteo Messina Denaro. Messina Denaro diventerà anche per la comune passione per le donne e la bella vita il vero fratello di Giuseppe Graviano. Lei ha detto che Giuseppe... Ricordo cosa ho detto. Giuseppe che erano Graviano... come fratelli. I veri fratelli sono Giuseppe Graviano e Matteo Messina Denaro. Ricordo bene quello che ho detto. Perché sono così fratelli? Giletti, io ho un fratello, però ho un'altra persona che magari possa andarci più d'accordo che con mio fratello. Perché quante volte succede che due fratelli neanche si guardano in faccia e non si parlano? Non è il caso di Graviano, eh? Beh, per fare un... Sono loro che comandano oggi? Presumo di sì. Brusca li chiamava il secchio e la corda, per dire. E sono gli uomini su cui Rina punta quando decide di fare le stragi. Io credo che sia nato tutto attraverso, come dire, diciamo, passando per l'elemento anagrafico, no? Sono molto vicini dal punto di vista dell'età, Giuseppe Graviano e Messina Denaro, Matteo. Poi io credo che sia stato determinante nella fase in cui Totorina aveva bisogno di creare degli apparati, direi anche segreti, all'interno della stessa organizzazione per portare avanti efficacemente la sua idea stragista. Credo che in quella fase Messina Denaro, che aveva un rapporto preferenziale con Totorina, quasi come se fosse il figlio, il padre di Messina Denaro, Francesco Messina Denaro, aveva affidato sostanzialmente dal punto di vista mafioso il figlio a Totorina, che lo aveva cresciuto. Questo era l'indicazione. Credo che abbia in qualche modo agito su Totorina, Matteo Messina Denaro, per accreditare Giuseppe Graviano, proveniente dalla famiglia di Brancaccio, una famiglia nei confronti della quale... Credito Tuccio con Tom, esatto, cioè esatto, dei personaggi un po'... Esatto, Totorina non nutriva grande fiducia. Ah. Questo accreditamento, come dire, probabilmente è nato per una... come dire, fiducia del Messina Denaro, ed è stata ricambiata questa fiducia dal Graviano Giuseppe. Questa è una mia valutazione. Fatto sta che ci sono episodi significativi che attestano anche concretamente il trascorrere anche con le proprie fidanzate dei periodi di vacanza, come è successo nella villa di Forte dei Marmi. C'è un episodio che viene raccontato da un collaboratore di giustizia che attesta l'avvenuta, come dire, regalia, il dono da parte di Matteo Messina Denaro a Giuseppe Graviano di una collana per un valore di circa 50 milioni di lire dell'epoca. Quindi un significativo, come dire, dono attestante questo pubblica, appunto, attestazione del rapporto stretto. La fase operativa l'ha dimostrata, insomma, questa cosa, perché hanno consumato diversi delitti e hanno partecipato personalmente ad attività operative delicate e importanti, quindi un rapporto strettissimo. Non so se oggi comandano la struttura mafiosa, perché da quello che vedo io la struttura mafiosa è comunque in grande movimento ed ha modificato un po' il suo assetto. Il ritorno dei cosiddetti scappati dagli Stati Uniti, il fatto che questi scappati siano Inzerillo, la famiglia Inzerillo, siano ritornati a Palermo e abbiano un ruolo importante, il fatto che i ganci di stretta militanza corleonese oggi accettino, come dire, questa presenza degli Inzerillo in una posizione strategica, e un po', come dire, lo spostamento di Messina Denaro rispetto alla realtà mafiosa palermitana, mi lascio intendere che in Cosa Nostra le cose sono cambiate. Certamente, se mi si dovesse chiedere chi è l'ultimo reale, vero corleonese, inteso come appartenente a quella dottrina di pensiero oggi esistente, io posso dire senza ombra di dubbio che è Matteo Messina Denaro.